come ti chiami? Sofia. Sofia, quanti anni hai? 6. 6 anni. E che stai facendo? Le costruzioni. Le costruzioni? Ti piace farle? Sì. Ma tu abiti qui a Vetralla? Sì. Sì? E che cosa vuoi costruire? Una casetta. Sto costruendo il Lego. Questo? Sì. L'hai fatto te? No, l'abbiamo fatto, l'ha fatto anche lei insieme a me. Senti, ma oggi che cos'è qui? C'è una festa? C'è la carovana narrante. E che cos'è? Che vengono i narratori a... che vengono i narratori per delle favole, che ci raccontano le favole. Sofia. Sofia, e quanti anni ha Sofia? 7. 7. Pure tu sei di Vetralla? Sì, e vado in classe con lui. È una casa con un giardino, c'è anche il garage. Ah, e qual è il garage? Fa vedere. Questo è il garage e bello. Questo qui è il bunker. Ah, un bunker. Perché un bunker? Perché così ti porta al giardino. Sei Mirko, abbiamo Mirko qui. Mirko, di anni? 7. 7 e ha fatto qui un muro alto che rappresenta? Un castello stai facendo? Rappresenta l'Italia. Perché ci sono tutte le torretti. Ma ti piace giocare con il Lego? Sì, mi piace, la mia passione. Quanto tempo ci hai messo a fare tutto questo? Non misuro il tempo. Non lo misuri? No? Beh, saranno 2 minuti, te. Ah, ma allora sei bravo, ma a casa ce l'hai il Lego? Sì, ce l'ho, però ci gioco poco, perché non ce l'ho tanti pezzi così. Sto facendo il castello, il giardino del castello. Ah, il giardino del castello, quindi lo stai costruendo? Insieme a Mirko. Lì? Eh sì. Sì? Ti piace? Sì. Inaugureremo un murale di benvenuto ai pellegrini, inaugureremo il museo della civiltà contadina e arriveremo finalmente, dico finalmente perché di solito è chiusa, alla chiesa di Foro Caschio, il posto, per chi conosce la Francigena, dove ha dormito Sigerito. Io in realtà guiderò il gruppo che va a Fossato Callo, che è un'area naturale che abbiamo rivalutato negli ultimi anni e abbiamo fatto delle ricerche che hanno poi messo in luce il fatto che ci siano delle specie abbastanza rare dei crostacei, per cui ogni volta cerchiamo di rendere questo posto fruibile ai turisti, spiegargli che c'è, perché lo proteggiamo e quindi
diciamo che è partita un po' così fra noi, invece è diventata un luogo conosciuto. Noi veniamo da Torino e siamo di passaggio a Vetralla. Abbiamo scoperto che c'era questa festa e abbiamo detto andiamo a farci una camminata così conosciamo il territorio. Ma io praticamente quando sono in Piemonte, non dico tutte le settimane, ma una volta al mese faccio una passeggiata. Lei è bella attrezzata? Sì, mi mancano soltanto gli scarponcini perché ho detto intanto non piove, quindi va bene così. Facciamo questa passeggiata, non sappiamo ancora dove ci portano, vediamo. Da dove viene? Da Valombara Sabina, provincia di Roma. Comunque gireremo tra i borghi vetrallesi, andremo alla scoperta degli artisti e anche dei musei comunque in giro per Vetralla. Beh. Diciamo qualche anno che abito qui, mi sono innamorata di questo paese, sono di origine napoletana e ho deciso di stabilirmi qui a Vetralla. Bene, il tutto dopo finisce in un bel locale? Forse sì, dopo una bella passeggiata ci vuole, un bel pranzo con prodotti tipici vetrallesi, ben venga. Durante il tragitto faremo la via Francigena, sulla quale viene inaugurato un murales proprio dedicato alla città e quindi poi da lì proseguiamo per l'area naturale, circa 6 km e mezzo andata e ritorno. Dunque molto 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 bene, anche perché le cittadine si uniscono intorno a noi e questo ci fa enormemente piacere, però il messaggio è proprio semplice, pietra locale e fiori, tutto il resto è bello ma quello lì è richiamo. Io lo faccio in maniera gioiosa proprio, però vedo che i cittadini rispondono e quando c'è questa risposta va tutto bene, con fiori e con il peperino come dice Giulio. Questa passeggiata è stata voluta da un gruppo di persone, un gruppo di volontari che hanno a cuore il territorio di Vetralla ed in particolare la via Francigena. Quindi il percorso riprende quella che è la via Francigena vetrallese, diciamo nella parte meno naturalisticamente bella, perché faremo un percorso che sarà quasi esclusivamente in asfalto, però questo percorso ci permette di visitare una delle chicche della via Francigena. Sapete che la via Francigena è stata tracciata per la prima volta da un vescovo, che poi è diventato arcivescovo, Sigerico. Molti pronunciano Sigerico, io però preferisco Sigerico perché chiamo Federico e non Federico. E quindi questo Sigerico viene a Roma a prendere il palio vescovile e quando torna a Canterbury, come dicono quelli bravi, lui segna le tappe e quindi segna i luoghi in un suo diario, i luoghi dove è stato ospitato, quindi i luoghi di ospitalità, che di solito erano luoghi religiosi. E quando passa in questa zona, perché lui rifà fondamentalmente fino alla Toscana la via Cassia, quando passa in questa zona viene ospitato nella chiesa di Santa Maria in Foro Cassio, che lui chiama Furcari nel suo diario. E questa è una cosa importantissima perché fa sì che la via Francigena, anche quella ufficiale, passi, sia costretta, diciamo, tra virgolette, a passare per Vetralla. Nel 2015, quindi nel momento del giubileo straordinario, sono passati per Vetralla 10.000 pellegrini, che poi non sono pellegrini perché sono turisti.
quindi 10.000 turisti che hanno fatto la Francigena. Nel 2018, quindi non in un'occasione diciamo di celebrazione religiosa, ne sono passati 35.000. Vetralla è una città, insomma, è un comune che ha 14.000 abitanti, quindi più del doppio dei vetrallesi sono passati per la via Francigena. E questo, insomma, a noi ci ha sicuramente colpito, e allora stiamo facendo una serie di iniziative che vanno dalle più elevate, quindi pubblicazioni, organizzazioni di eventi, alle più, tra virgolette, umili, ma secondo me più importanti, che sono quelle di tenerla pulita. Quindi andiamo a fare delle pulizie estemporanee sulla via Francigena. Le mistiere antiche di Vetralla. Quanti mistieri antichi ci stavano a Vetralla? C'era l'ombrellaro, l'arrotino, c'era, e per fortuna c'è rimasto ancora, il calzolaro. Una volta c'era il sellaro per le cavalla, c'era il carrettiere, c'era il funaro che faceva le canepe e le corde. Tutti i mestieri per tirar su un po' di soldi per campare. E poi c'era il pignattaro, il carosino, il porcaro, l'imbastaro, quello che faceva gli basti per i muli da soma e per il sumaro. E ancora lo staccionataro, il crastataro, il facocchio, quello che faceva le carrette. C'era il buttero, lo scalpellino, il maniscalco, il callararo, lo spazzacamino, il callarrostaro. Per antica tradizione c'era il norcino, il vinarolo, il molinaro, il tessitore, c'era il fornaro. E a seguì c'è stava il fascinaro, quello che portava le fasce de frasche per le forne. Però che tempo bello quello di mia nonna, quando c'era chi intrecciava le vinchie sulle fiasche e faceva da maestro ceste e capagne. E oggi che dei mestieri antichi si è perso tutto per certe cose, non mi pare che si sta meglio di una volta. Applauso, un doveroso applauso ad Amerildo. Questo murale, per quello che riguarda l'accoglienza pellegrina e il benvenuto, è assolutamente finito e compiuto. La motivazione per cui io avevo pensato questa cosa era... Scusate. Io 4 anni fa quasi ho perso mia figlia, che veniva con me sulla Francigena, veniva con me in bicicletta, abbiamo fatto diversi percorsi insieme, e lei era un'appassionata di Francigena, più che altro un'appassionata dell'accoglienza dei pellegrini. Quindi questa idea mi era nata per fare accoglienza ai pellegrini, prima di tutto, e per così lasciare un ricordo di Barbara. Nel murale è incompiuto perché appunto manca la sagoma di Barbara, che Luca non è riuscito a disegnare perché ha avuto dei problemi con il Covid, quindi ci sono stati dei ritardi in questo senso, però lo finirà a breve. In ogni caso, per quello che riguarda, ripeto, l'accoglienza e il significato del benvenuto ai pellegrini, il murale è finito e quindi adesso lo inaugureremo in maniera ufficiale. Quello che guida questi ragazzi, questi signori, perché li chiamo ragazzi, è sicuramente la passione, ed è la stessa passione con cui ho, diciamo, intrapreso questo percorso con l'amministrazione comunale, per cui ho sposato in pieno questa causa e ci credo fortemente, perché il paese ha bisogno di queste iniziative, ha bisogno di queste persone. Ora io in bocca al lupo per tutto, insomma, e anche al paese. Essendo quasi viterbese, per me la Francigena al tratto nord rimane ancora il cammino per eccellenza, e vedere che, scusate gli occhiali da sole, e vedere che si susseguono le... Da processione per il prete, e vedere che si susseguono, cambiano le amministrazioni, ma ormai il valore della Francigena è riconosciuto come un asset importante per attrazione turistica, perché io sento sempre dire la stessa frase: noi non ci interessa il turismo di massa. Non ci interessa, perché tanto non riusciremo ad averlo, e quindi curiamoci la nostra nicchia con l'accoglienza, e so che il comune di Vetralla sta facendo tanto.
È stato veramente un piacere realizzare questo murale, anche se chiaramente ancora incompleto, però verrà ultimato entro martedì. Ringrazio Renzo per tutta la disponibilità che mi ha dato in questi giorni e spero di poter continuare ad abbellire questo muro che per ora è un po' grigio e speriamo quindi di rivederci presto da queste parti. E c'è tanta gente, ieri c'era tanta gente, oggi c'è tanta gente, ripeto come adesso ve lo dico, vi frego, dovete andare a Villa San Giovanni, che ieri c'erano 2.000 persone, oggi ne saranno 4.000. Oggi qui? Oggi facciamo un po' di... sto aiutando la mia cuginetta a fare questa... Che cos'è, Aurora? Che stai facendo? No, non la posso intervenire. Oh, mamma mia. Una torre. Sì? Sto aiutando la mia cuginetta a fare una torre. Bene. E poi anche l'altra... La mia cuginetta a fare le costruzioni. Tu sei qui di zona? Sì, io abito qui. Abiti qui. E che ne pensi di questa bella giornata? La giornata è un pochino fredda, a dir la verità. A parte il freddo, ma ti piace, ti stai divertendo? Tanto, è molto bello, è proprio, mi piace tanto. Sto costruendo i Lego. I Lego? E che cosa fai? Provo a fare questo cane. Un cane? Uh-huh. Sei capace? Sì, non proprio, però io ci sto provando. No, in realtà ci fanno fare dei giochi qui di pomeriggio e allora noi abbiamo preso i Lego e adesso con noi stiamo costruendo case e altro. Adesso vorrei aiuto loro a fare un cagnolino. Siamo a Villa San Giovanni in Tuscia perché noi con il nostro ente, che non si occupa solamente di protezione animale e ambiente, ma operiamo in vari settori. Quindi qui oggi noi stiamo per controllo norma anti-Covid, safe and security, pubbliche manifestazioni. Noi abbiamo, diciamo, tutta la partecipazione su Tuscia in fiore. Qui veramente è stato allestito un borgo molto bello, vedo veramente una grande partecipazione, ma soprattutto grande partecipazione proprio della comunità locale che hanno allestito vari punti con delle simpatiche attrattive per le persone. Il volontario della sua sessione, facciamo il controllo qui per le vie del centro. E quindi come ente, diciamo, facciamo ruotare giovani volontari perché noi siamo proprio propensi, perché per noi è il futuro. E poi, diciamo, ecco, persone come Moreno che danno il loro tempo all'interno dell'associazione e occupandosi di diverse cose. Signor Moreno, lei è di qui? Sono di Viterbo. È di Viterbo? Sono di Viterbo, sì. Sono tanti anni che fa il volontario? No, sono un paio d'anni che faccio il volontario, sì, un paio d'anni. E come si sente? Come... Beh, l'associazione è grandissima perché è un'associazione a livello familiare. Mi trovo molto bene. Quindi lei mette il suo tempo a disposizione? A disposizione, tanto sono libero, sono pensionato, praticamente il tempo di fare qualche cosa, volontariato. Bene, e come rispondono i cittadini? Molto bene, perché diciamo dando una presenza, che per me è la cosa fondamentale, è anche un senso di controllo e di tutela. Quindi ci vedono, noi facciamo anche dei servizi, diciamo, di pattugliamento e vigilanza in vari siti, noi abbiamo diverse sedi
non solamente nell'ambito provinciale ma anche in altre regioni. Questa via degli artisti che significa? Dove rappresentano le opere, diciamo, fatte a mano principalmente. E chi è che le rappresenta? I venditori di questa merce. E vediamo, che cosa abbiamo oggi qui? Qui abbiamo le magliette dell'università, ad esempio, e lungo questa via, però in genere abbiamo visto che comunque sia ogni persona ha rappresentato qualcosa di caratteristico, magari. Ad esempio, a parte le magliette dell'università, che cosa abbiamo? Abbiamo visto le signore là che lavorano la pasta a mano, poi anche la gente che comunque sia vende la merce in cuoio, le borse, poi anche i biscotti fatti a mano, i prodotti caseari, i formaggi. Ascolta, il tuo compito qual è? Il mio compito è, ci siamo occupati principalmente con lo staff di Tusci in Fiore, dei bambini comunque sia, che ieri infatti li abbiamo aiutati a giocare, a divertirsi, e poi oggi invece ci siamo messi qua per vendere le magliette dell'università. Un po' in tutto ci occupiamo, anche delle informazioni per i vari punti della via che magari una persona vuole vedere. Che cosa state facendo? Le fettuccine. Fatte in casa, a mano? In casa, a mano, con le uova fresche. Bene. E anche di yoga. Anche di yoga. Quindi le vendete o le state facendo per la famiglia? No, se chi li vuole le possiamo anche vendere. Lei, signora, stende la pasta? Io stendo la pasta, sì. Lei ci dice. Col mattarello. Ci dà la sua ricetta? La ricetta mia io non fo a occhio. Niente, io prendo le uova, le sbatto, poi ci metto la farina di grano duro, che sarebbe questa, e poi le fo un pochetto a mano e poi dopo le spiano, comincio a spianarle. Online che tratta prodotti per diabetici, vegani, per intolleranti al lattosio e al glutine. Però facciamo anche bomboniere commestibili, box regalo, tutto si basa sui biscotti però. Noi facciamo parlare la pasta frolla. Il suo compito qual è? Io sono un aiutante, io aiuto la mia sorella a fare che altro per organizzare il banco e basta, perché la maggior parte è tutto merito suo. E è veramente brava comunque, e i biscotti sono veramente buonissimi. Quindi come sta andando la vendita? Bene, sta andando bene, siamo stati fortunati con il tempo perché ci ha assistiti due giornate di sole, quindi sta andando bene, bene, bene. Da Ostia, sì, era un posto che non conoscevamo, abbiamo letto di questa iniziativa Tuscia in Fiore e siamo venuti a vedere con molta curiosità. Penso che con poco sono riusciti a fare una cosa veramente carina, deliziosa, a livello artigianale, tante piccole cose carine. Bene, a parte i fiori c'è tanto da vedere. Sì, secondo me sì, è un paesetto delizioso.
bellissima, molto carina, ci hanno lavorato tantissimo e quindi il risultato si vede. È la prima volta, diciamo, che succede una cosa del genere, ci fa solo che piacere, visto questa tristezza che ci circonda da anni e anni, quindi sembra un coprifuoco qui a San Giovanni. Dal mese di febbraio che se so, hanno preso l'iniziativa di fare tutte queste belle cose e io che abito qui, è una cosa meravigliosa. E abbiamo visto i manifesti di questo evento e ci faceva piacere venire a vederlo. Benissimo, ha già visto qualcosa? Abbiamo visto tante cose, cioè tanta tradizione, tanta cultura, tanta storia, tanta genuinità che in città non c'è.